intanto oggi i canali più utilizzati in questo momento è YouTube. Ok, partiamo dalla struttura. Intanto, se vedete, ogni singolo percorso che ognuno fa inizia con o un'attività che è nome e cognome, che diventa un brand, quindi Carlo Lesma è un brand, oppure puoi creare il tuo brand. Ok, Talent Lab Adventure può essere un brand. Però intanto vuoi aumentare la tua presenza sul web e online e offline col tuo nome e cognome o con un nome specifico che puoi inventare? Adesso stiamo parlando ancora su un nome e un cognome per essere indicizzati su un motore di ricerca che è Google. Fiori di città è il suo brand, ok? Bellissimo. Poi da lì ci puoi costruire il tuo logo e poi, una volta che capite il vostro brand, ci vuole lo slogan. Carlo Lesma, metti in moto le tue idee o dai vita alle tue idee. Comunque ci deve essere uno slogan che vi permetta intanto a voi stessi di essere riconosciuti e, quando ti presenti, che le altre persone ti possano riconoscere per quello slogan. Ok? Cioè, diario di bordo, appunti per realizzare i tuoi sogni. In ogni cosa mentalizzate è titolo, che è il vostro brand, anche questo è un brand. Ci sono dei motori tipo Google AdWords, che è gratuito, è una piattaforma che non usa più nessuno, ma è straordinario, perché Google AdWords, ok? Vi scrivete, tanto ognuno di voi ha una Gmail, si inserisce Google AdWords, c'è un sistema con strumenti di pianificazione dentro, proprio c'è la PAN, e nel vostro lavoro mettete le vostre parole chiave che utilizzate di più, esempio olistico, coaching, gomme, ok? E vedete nella vostra zona quante persone cercano quella parola. Siamo stati là, abbiamo dato un pezzo di cuore per ogni bambino, siamo andati a visitare gli psichiatrici dove sono legati dentro una sbarra, non per finta, per vera, e dove il mondo è la gioia e il sorriso non manca mai. Poi abbiamo la possibilità di avere tutto quello che abbiamo e siamo disposti alla meditazione.